quando faccio il coniglio con le patate al forno, i miei cari si leccano le dita e gli ospiti mi chiedono la ricetta. Io uso la mia stufa a legna, ma possiamo farlo al forno elettrico oppure a gas. Vi svelo la ricetta, perché è quella che usava la mia bisnonna, mia nonna, mia mamma e oggi io. Per prima cosa vado a marinare la carne. Per 750 g di coniglio metto una mezza carota piccola, mezza cipolla media, 4 fogliolini di salvia, poche foglie di prezzemolo, di sedano, un rametto di timo, 3 cucchiai di olio d'oliva, un bicchiere di vino, sale quanto basta. E mescolo accuratamente. Lascio macerare una notte intera, almeno 8 ore. Se volete sapere i dettagli, cliccate l'icona sopra, video consigliati, vi porterà direttamente al link. Prima di infornare, marino le patate. Prendo 500 g di patate, le sbuccio e le taglio a fette. Aggiungo uno spicchio di aglio, un cucchiaio di formaggio grattugiato, pecorino, 2 di olio di oliva, sale quanto basta, origano mezzo cucchiaio, un bicchiere di acqua, uno di vino. Mescolo accuratamente e lascio riposare per 10 minuti. Se anche qui volete sapere i dettagli, cliccate l'icona sopra, video consigliati, vi porterà direttamente al link. Mentre le patate sono a macerare, accendo la mia stufa a legna ed aggiungo altra legna così da fare riscaldare abbastanza il forno a 180 gradi. Prendo la carne marinata. Cospargo in teglia 3 cucchiai di olio di oliva. Aggiungo 4 rametti di rosmarino. Ci adagio sopra la mia carne marinata. Questa ricetta la mia bisnonna la usava soprattutto per i giorni di festa, e cioè per un secondo piatto a base di carne. Davvero gustosissimo! Alla carne aggiungo le mie patate marinate e ci verso anche il liquido di marinatura delle patate. Alla fine aggiungo il sughetto della marinatura della carne. E vado ad infornare nella mia stufa a legna a 180 gradi per 30 minuti. Sì, vabbè, io uso la mia stufa a legna, ma si può fare tranquillamente anche nella stufa di casa, quella a gas o elettrica. Dopo 30 minuti di cottura, ecco l'arrosto. Tolgo dal forno e verso in vassoio. Aggiungendo il sughetto. Che profumo! E servo a tavola. Questa ricetta è davvero da provare, perché è gustosissima. Le patate saranno tenerissime e anche la carne. Ed ora facciamo la prova del 9 con la carne. Guardate come si taglia. Molto facilmente, tenera, buona, morbida, succosa. Buonissima, davvero saporita. Un secondo piatto da fare sempre, durante le feste e non. E credetemi, i vostri cari o parenti, amici, gli ospiti, rimarranno sbalorditi, vi chiederanno la ricetta sicuramente. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!